dichiarato che gli SPRAR erano un modello finito, morto, sepolto da osteggiare come l'ONG, abbiamo detto che i soldi sugli SPRAR li mettiamo noi e li stiamo mettendo noi. Ma questa che cos'è? È la toppa che noi mettiamo a un buco. E il buco di chi è? Non è di Salvini. È del fatto che i governi di centrosinistra di questo paese non ci hanno consegnato, quando governavano, un modello di accoglienza e di convivenza degno di questo nome. E noi oggi ci ritroviamo con quello che è successo a Lampedusa per questa ragione, perché non c'è stato il coraggio di dire che quel welcome non riguarda solo chi arriva, ma è la possibilità di convivenza di chi ti accoglie. Ed è appunto diventato il generatore di paura e di consenso che Salvini utilizza, ma che tu hai alimentato. La miccia è nostra. Allora sta qui, io credo, l'inadeguatezza e l'insufficienza, il fatto che non se ne ha abbastanza, il fatto che nel momento in cui noi facciamo delle cose passiamo per amministrazione e non per politica, il fatto che quella efficacia e quell'utilità noi non riusciamo a farla vivere e camminare, non c'è un'attuazione, non c'è una discesa a terra delle cose che noi facciamo, non c'è quel linguaggio da contrapporre a quello che Roberto Poletti, il nuovo conduttore di Uno Mattina, Rai, ex direttore di Radio Padania, dice: io parlo alla pancia della gente. Non siamo ancora riusciti, neanche nella nostra regione, a inventarci un linguaggio che possa parlare a quel sentimento dicendo l'opposto di quello che Salvini, la Lega e questa maggioranza di governo stanno raccontando. Io non credo che sia un'impresa impossibile, credo però che per farlo la regione abbia bisogno di due cose, e per regione intendo la classe dirigente della regione, penso quindi anche al presidente Zingaretti, segretario del Partito Democratico. Uno, deve mettersi in testa la regione che i conflitti non sono una cosa negativa. Dal conflitto si cresce, nel conflitto col sindacato, con i corpi intermedi, con la cooperazione, con i lavoratori e le lavoratrici, si può crescere se si impara dai suggerimenti che arrivano, senza subalternità, ma attraverso un meccanismo di incontro fra le parti, incontro delle reti, generazione di reti e attivazione delle stesse, che possono diventare un modello di politica. Io credo che questo lo facciamo in pochi, in pochissimi in regione, non è diventato ancora un modello di governo capace di avere la sfrontatezza di dire: è così che mi avvicino ai bisogni e pancia a terra con quelli che sono poi gli elettori, che infatti ci hanno detto che a Roma il Partito Democratico è arrivato primo, ma ci sono state tutte le altre province dove è arrivata prima la Lega, ma due province dove siamo arrivati, in questo caso terzi, perché sia a Latina che a Frosinone è arrivata secondo il Movimento 5 Stelle e terzo il centrosinistra. E la seconda cosa che deve fare, io penso, il Partito Democratico è mettersi in testa, e insieme a lui chi si sta impegnando per rafforzare questo campo, che non esiste una possibilità di amministrare senza la capacità di politicizzare quello che si fa. E questo lo dico chiamando alla responsabilità degli amministratori, dei sindacati, di chi da qui in poi si troverà insieme a noi a gestire questa cosa. Io ho la sensazione che ormai noi la Regione Lazio la diamo per scontata. Io non so se noi diamo per scontato che si vada avanti a oltranza o per scontato che ci si fermi perché ormai la partita è persa e altre sono le partite da vincere, ma io credo che proprio per le cose, la qualità delle cose che noi abbiamo ottenuto insieme e per le tantissime cose che dobbiamo ancora ottenere, ci sia da fare. Io non so se chiamarci agli stati generali, fare un'assemblea, provare a capire di mettere insieme i pezzi di quello che si è fatto e rilanciare quello che si farà, ma trovo che ci sia una stanchezza nei confronti dell'amministrazione Regione Lazio, nei confronti di quello che è stato il modello che poi ha sancito in qualche maniera il passaggio a livello nazionale di un pezzo di questa classe dirigente, che comincia ad essere preoccupante. E quindi, siccome so, conosco chi sta là, chi sta qua sopra, e conosco la passione e la caparbietà che mettiamo dentro un avanzamento, che è un avanzamento che ha prodotto alcuni risultati, ho paura del fatto che
possa esserci un boomerang se noi ci sediamo rispetto a questa situazione. E noi dobbiamo fare uno scatto in avanti, dobbiamo immaginarci questo benedetto campo largo, dobbiamo immaginarcelo con una grammatica tutta diversa, dobbiamo immaginarcelo con rapporti di forza che sappiano promuovere veramente nuove classi dirigenti, che sappiano riallineare quello che i partiti fanno con le migliori pratiche della società. Ormai questo è un meccanismo che noi non riusciamo più a in qualche maniera a raggiungere. La società, la società che fa riferimento al centrosinistra, è meglio dei partiti del centrosinistra. Alcune eccezioni ci confermano che una strada possibile c'è, ma in teoria dovrebbe essere la classe dirigente politica a far avanzare la società e non il contrario. Allora riallinearci, riappropriarci di quel discorso, provare a diventare popolari nelle cose che diciamo e non elitari, e non rinchiuderci in nicchie che ci rassicurano ma che non portano a nulla e che magari ci fanno vincere i congressi, le sfide interne, ma non escono mai dal recinto. E questo lo dico, guardate, anche rispetto al tema delle donne. Adesso c'è questa conferenza delle donne del Partito Democratico che tanta speranza ci sta dando e che vede alcune di noi attivate per poter contaminare quegli spazi. Ma ancora una volta io trovo che ci sia la gelosia e l'attenzione per occupare il recinto anziché per sfondare il recinto. Ecco, io credo che noi dobbiamo uscire da questa festa che tutte le sere ha raccontato una storia diversa, che dobbiamo uscire da questo palco perché ciascuno e ciascuna di noi su questo palco ha portato un contributo che guarda un ridimensionamento di quelle disuguaglianze territoriali, di genere, di generazione, tra l'ambiente e le persone, tra la cura, il welfare e il lavoro, e dobbiamo darci un compito, che è quello di prendere questa storia e portarla fino a guadare un fiume che io trovo sia diventato un fiume pericoloso per tutti e per tutte, da cui nessuno si deve sentire esente. È chiaro che mentre parlo da capogruppo del secondo gruppo della maggioranza consigliare in Regione Lazio, parlo da consigliera che ha la seconda legislatura, che quindi ha in mente una storia, ma quello che voglio dire è che questa storia è da sempre a disposizione di ciò che sta sopra e di ciò che sta sotto. Adesso rischiamo di tenerla in un limbo che non fa bene a quello che sta sopra e a quello che sta sotto. Quindi io veramente rinnovo l'idea di fare questo stasera e di rispondere a una suggestione, con questa chiudo, che mi è venuta in mente leggendo qualche giorno fa un pezzo su Repubblica di Zagrebelsky, del noioso Zagrebelsky, avrebbe detto qualcuno fra i detrattori, no? Dei baroni che scrivono sui giornali. Zagrebelsky analizzava il sentimento della paura e la dichiarava come inaffrontabile, perché la paura non soltanto è legata a un'emozione, ma a un'emozione cattiva, un'emozione che quando ti arriva addosso tu non la sai più gestire, non c'è ragionamento che tenga. Ecco, io credo che fra la paura e il ragionamento che non tiene e non arriva ci sia una cosa, che è l'esperienza. Noi dobbiamo praticare, vivere noi per primi e far vivere a chi si avvicina alla regione, alle regioni, un'esperienza di vita diversa, che vuol dire saper trasformare in meglio quelle esistenze. Noi degli ingredienti li abbiamo messi giù in questi anni, ma non siamo ancora al piatto. Il piatto va ancora costruito, altrimenti rischiamo che quegli ingredienti rimangano separati fra loro e non portano a un avanzamento della società tale che possa veder riconosciuto alla domanda che faceva Natale: perché non ci votano? Ecco, può darsi che ancora non ci voteranno nonostante tutto, perché dentro quel campo di calcio di Corviale c'è un'idea di società e di mondo che noi non abbiamo ancora completato, che deve ancora fare il giro di tutto il disegno. Completiamo quel disegno, perché se lo merita questa regione, se lo merita il laboratorio che questa regione ha rappresentato e che ha ispirato, io penso, laboratori amministrativi più piccoli.